Son già più di 3 anni da quando un sognatore partì con il suo camper, curioso viaggiatore, per andare a cercare lungo il nostro stivale l'Italia in cambiamento, trovando un gran fermento. Dall'incontro del giornalista d'inchiesta Daniel Tarozzi con il cantautore marchigiano Stefano Fucili, già collaboratore di Lucio Dalla, è nata l'idea di realizzare uno spettacolo per raccontare con leggerezza e passione l'Italia che cambia. Così i due hanno coinvolto il regista e attore teatrale Fabrizio Bartolucci, collaboratore di Dario Fo e Giorgio Albertazzi, e partendo dal testo di Tarozzi attraverso le canzoni di Fucili ha ideato, insieme ai colleghi, lo spettacolo intitolato La realtà è più avanti, viaggio nell'Italia che cambia, in programma per sabato 16 gennaio alle ore 21:15 al Teatro della Concordia di San Costanzo. Ci siamo incontrati all'Emporio da Gerico qua a Fano, in un incontro che lui faceva con le tante realtà virtuose e belle delle Marche, dai gruppi di acquisto solidale, RES, eccetera. E io avevo da poco prodotto un album che si chiama Vita Libera, che parla proprio di queste tematiche di crescita felice, risparmio energetico, e da lì, confrontandoci, ci è venuta l'idea di lavorare su questo progetto. E che appunto avrà anche uno scopo benefico. Sì, perché parte del ricavato andrà a favore dell'associazione Maruzza Marche, Regione Marche Onlus, per formare personale specializzato nelle cure palliative pediatriche per i bambini, a cui teniamo noi con la nostra associazione Note Mute. Quando facciamo degli spettacoli li facciamo sempre anche cercando di collaborare con Maruzza. Durante la serata verranno presentate storie mai raccontate, lontano dai riflettori dei mass media. C'è un'Italia che già oggi sta costruendo un altro modo di vivere, lavorare, creare relazioni ed economia per un futuro possibile e sostenibile. Per oltre 3 anni Tarozzi ha girato in camper tutte le regioni d'Italia, incontrando oltre 400 diverse realtà, dall'imprenditore ai giovani, dall'attivista al contadino, dalla casalinga al manager, fino ai luoghi mano alla mafia che sono stati liberati. Imprenditori, associazioni, movimenti, singoli, gruppi che di fronte ai problemi non dicono se ma come. Come posso fare a cambiare le cose? E ce la fanno. Un pezzo di paese straordinario che non viene quasi mai raccontato e che noi cerchiamo di raccontare invece in modo intimista, ponendoci dal lato dello spettatore. Cioè, io sono il primo a avere paure, a avere dubbi, e quindi cerco di immedesimarmi negli occhi di chi vorrebbe realizzare il proprio sogno, pensa di non può farlo e invece può farlo, no? E quindi l'Italia che cambia c'è, cioè, funziona, e la raccontiamo anche su italiacambia.org, e oggi arriva sul palco. Quest'Italia che cambia siamo.